E adesso c'è la rubrica Incontri sulla scena. Incontri sulla scena. Chi è l'ospite di oggi? Oggi c'è un ospite meraviglioso perché sono andata a incontrare Andrea Pennacchi. Un incontro da ricordare. Guardiamolo. Ma sì, tanto io oggi vado al mare. E quale? Ma non hai neanche i soldi, no, per comprarti un caffè e poi far finta di andare a lavorare. Se te muri, se peso parte. Se te muri, se peso parte. Qualche duno magari sarà triste. Ma se te muri, se peso parti. Cari amici di pomeriggio, eccoci a un altro dei nostri incontri sulla scena. Oggi siamo a Ortona con Andrea Pennacchi e i suoi occhiali. I miei occhiali appena puliti, eccoli qua. Ah, adesso vi vedo benissimo. Cari amici di pomeriggio, l'incontro sulla scena di oggi è subito prima della messa in scena di Poiana e i suoi fratelli. Quindi Poiana è un personaggio che abbiamo imparato ad amare anche grazie alla presenza, insomma, diciamo quasi fissa su emittenti nazionali, e i sette fratelli però ancora non li conosciamo tanto bene. Beh no, ma diciamo chi viene a teatro li impara a conoscere, sono fratelli e sorelle, sono anime affini in questa terra che si chiama Poianistan, che confina con tutto, per cui in realtà la si trova anche qui, diciamo, la si trova un po' dappertutto. Perché ecco, il personaggio del Poiana è un personaggio appunto, questo imprenditore del nord-est, piccolo imprenditore del nord-est, che noi avvertiamo come un personaggio un po' greve, diciamo, con spiccato razzismo, no? Questo attaccamento ai soli, ai skei. però io te lo devo dire, il Poiana quasi quasi mi fa tenerezza, perché sembra, non lo so, come un panda in via d'estinzione quasi. Beh, diciamo che l'idea è quella di farlo parlare, di fargli dire quello che vuole dire, per cui cerco di non farne una macchietta, cerco di farne quella, piuttosto una maschera, nello stile teatrale che mi piace di più. E quindi dice delle cose che sono anche frutto della paura, sono frutto della disperazione. E il Veneto, come tante altre parti d'Italia, era, diciamo, torturato da una grande miseria. Poi di colpo, attraverso il lavoro, è diventato anche la locomotiva d'Italia, e improvvisamente tutti quei padroncini, appunto, di capannone, quei piccoli imprenditori che per un attimo, per poco tempo, avevano assaporato, no, il piacere di essere finalmente padroni di qualcosa, si trovano di nuovo in una crisi che rischia di fargli perdere tutto. Quindi è vero che dice delle cose orribili, è anche vero che soffre molto. Tra l'altro dice delle cose orribili senza filtri. Ed è forse questo un lato, ecco, quello che mi viene da dire un po' più tenero, perché non ha, è come se non avesse acquisito la scaltrezza per così nascondere certe cattiverie dietro dei buonismi, no? O dei tecnicismi a volte politici, no? Che sentiamo anche, no? A Poiana puoi dire tutto fuorché ipocrita. E ha quella mancanza di appunto di filtro, per cui dice quello che pensa, lo dice forte, e come tale si espone anche a una serie di critiche, però anche a volte, proprio perché dice cose che vengono dal profondo, dice delle verità, in qualche modo, a suo modo le dice.
Ho cominciato io con la Liga Veneta, noi volevamo l'indipendenza te dico, però dopo i nostri ci hanno detto ma da soli non vai da nessuna parte, bisogna fare le alleanze, bisogna fare la Lega Nord, va bene, facciamo la Lega Nord con Bossi che urlava che l'Italia era uno stato dei briganti, bravo, giusto, bisogna difendere la Padania, bravo, Padania libera, che cazzo è la Padania, non lo so, l'ha appena inventata lui, va che drio, Padania libera! Paroni a casa nostra, mi piaceva Paroni a casa nostra, faccio anche l'ebete, mi metto l'elmo coi corni, vado a prendere l'acqua del Dio Po, va ben tutto, basta che le tasse non me cava i schemi de mi. Facciamo la Lega Nord, anche se significa stare alleati con chi caga alto dei Lombardi, che i falsi ipocriti dei Piemontesi, che i terroni degli Emiliani, e non parliamo dei Friulani. Facciamo la Lega Nord, però i nostri ci dicono l'indipendenza è un po' troppo, bisogna chiedere l'autonomia e il federalismo. Non sei la stessa roba, però va bene, dai, ti voto che vai a Roma a discutere il federalismo, votiamo i nostri, li eleggiamo, vanno a Roma, entrano in Parlamento, 3 minuti dopo sono uguali, identici a quelli di prima, in giacca e cravata, imbottiti di cocaina, che dite, adesso bisogna vedere se la volete l'autonomia, bisogna fare il referendum, facciamo il referendum, l'autonomia passa, me giro, sparito il nord, sparita la Lega, sparito tutto, sparita la Padania, rimane il verde, vira in blu, diventa Lega per Salvini Premier, rimane solo lui in mutande, vestito da sbirro, che beve il mojito, come cazzo si chiama. Allora, è una fregatura, è come se avessi ordinato online la Mercedes Nova de Stecca e mi è arrivata a casa una Panda Marsa usata. E allora se mi domandi se sono contento che è caduto il governo di Salvini o mi dispiace, ti dico no che non sono contento e no che non mi dispiace, non c'entra niente, qua le robe va sempre peggio, mi hanno pignorato il capannone che per me era come un figlio, qua nessuno compra più un cazzo, neanche i cinesi, e qua siamo in crisi patocca ed io vedo uno in mutande che balla in spiaggia e mi dicono quello è il tuo governo, no Moro, no. Quanto c'è di Andrea Pennacchi nel Poiana, nel senso che questo non avere filtri fa parte di te? No, assolutamente no. Fa parte, cioè le cose che dice sono cose che sento anch'io, nel senso che scavo dentro di me per trovare le parole da dire e la differenza tra me e Poiana è sostanzialmente questa. Come tutti gli esseri umani anch'io provo paura, rabbia, diffidenza verso il diverso, tutte queste cose qua che sono assolutamente normali, assolutamente umane. L'unica differenza tra me e lui è che io lotto contro queste cose, sono figlio di un sopravvissuto al campo di concentramento e di una donna che ha sempre lottato per il femminismo e quindi ho questo insegnamento per cui sento le cose, le sento, ma non mi abbandono a esse. E invece poi Anna si fa cavalcare da questa cosa, si fa cavalcare dalla paura, dalla rabbia, dal razzismo, da tutte quelle cose che in questo momento stanno cavalcando anche un po' la nostra società. Che alcuni forse sfruttano anche, no, nell'onda politica, no? Di questi. Si sa, è da sempre che funziona, no? La demagogia funziona bene, c'è un motivo per cui alcuni la usano, perché è perfetta, è pessima per creare azioni politiche sul lungo termine, ma ottima per andare al potere. Ed è per questo che dicevo tra l'altro che Poiana fa un po' tenerezza, perché è schietto nelle sue paure, mentre a volte ci sentiamo, cioè vediamo che diciamo leggiamo gli stessi reframe in personaggi meno schietti che li nascondono in pieghe diciamo
di tipo sociale, di tipo, no, dando delle scuse. Sì, più che altro a livello, insomma, di leader politici, la cosa è che le dicono e poi tirano indietro, sono stato malinteso, stavo scherzando, invece sapendo benissimo di fare un'operazione disonesta. Invece no, poi Anna le dice, le pensa ed è pronto a pagare per quello che dice, per cui da questo punto di vista ha anche dei piccoli lati positivi. Tra l'altro, Andrea, tu hai superato un periodo difficilissimo proprio qualche tempo fa, perché ne hai parlato anche in televisione. Il Covid ti ha colpito duramente, poi chiaramente insomma, sei qui, ti sei ripreso benissimo. Però quanto di questa esperienza così forte, no? Poi hai riportato nel tuo lavoro? Beh, diciamo, nei lavori che ho scritto dopo è molto presente, ovviamente, anche nel positivo, nel senso che effettivamente dopo un'esperienza così sei così felice di essere vivo che qualsiasi roba, anche piccola, positiva, ti sembra una meraviglia, per cui da questo punto di vista non è solo una cosa cupa o di profondità, di comprensione, è anche una cosa di gioia, dell'apprezzare le piccole cose. Scherzando, lo dicevo sempre, quando mi hanno fatto mangiare la prima mela cotta in ospedale, mi sembra la roba più buona dell'universo. E, per cui sì, è ovvio che informa tutto quello che faccio adesso, perché non può che essere così, è stata un'esperienza importante, diciamo. Sarei anche sciocco a volerla mettere da parte, reprimere, quando invece è un'esperienza da cui ho tratto molti insegnamenti. Bene, quindi dal Covid si sta riprendendo anche il teatro, che ha avuto anche lui, insomma, un periodo duro, tosto. E, come lo vedi questo teatro? Che si rimette in moto e, insomma, la programmazione ce n'è anche tanta. Sì, c'è una buona programmazione e c'è anche gente che viene, e questa è una roba molto bella, anche perché il teatro, rispetto ad altre forme più tecnologiche, diciamo, e anche tipo lo streaming, oppure adesso stiamo parlando dell'animazione con l'intelligenza artificiale, tutto. Il teatro che rimane antico, però al tempo stesso estremamente utile adesso, per il fatto che chi viene a teatro si sente parte di un rituale, di una cosa che succede solo qui, in questo momento. Quindi rimane speciale, rimane non soppiantabile dalla tecnologia. E vedo con molto piacere che il pubblico viene, che il pubblico esce di casa, nonostante abbia una bella poltrona comoda, una bella televisione ampia con un sacco di programmi. Comunque si mette la giacca, il cappotto e viene a vedere spettacoli per essere parte di una cosa grande, di una cosa molto umana. Grazie Andrea. Io termino qui questa piacevolissima chiacchierata con Andrea Pennacchi. Lo lascio perché si dovrà preparare. Devo concentrarmi. Per il suo lavoro, per il suo Poiana e i suoi fratelli qui ad Ortona. E ti chiedo un'ultimissima cosa: chi viene a teatro stasera porterà via qualcosa con sé dopo lo spettacolo? Cosa? Beh, io spero prima di tutto divertimento, perché noi siamo di quella banda lì, a noi piace che il pubblico si diverta, però spero anche un pizzico di pensiero, che poi, che io non dico morali, non faccio robe, non è per me, però dentro quello che racconto c'è qualcosa che magari uno, tornando a casa, dice: ah, sai che quella roba lì è interessante. Grazie Andrea. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti, come sempre vi consiglio, andate, prendete un biglietto, sedetevi su quelle poltroncine e godetevi la magia del teatro. Ciao a tutti.